Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 2 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Scappata in banca prima di partire. Scappata in banca stamani prima di partire, a richiedervelo Giove in seconda casa, che per fortuna vi rassicura, da parte qualcosa c'è, perciò le vacanze potete gustarvele in santa pace. In mente solo la partenza, gli svaghi, gli affetti, riconfermati dal trigono di Marte passionale. Di stare chiusi in azienda davanti al computer proprio non ne potete più, tanta la voglia di muovervi, di correre, di pedalare, sportivi all'arrembaggio, ancora poche ore e poi si parte. Se date un'occhiata al calendario oggi si celebra la giornata mondiale dei genitori, se avete figli che fanno ammattire come tutti gli adolescenti. Ricordatevi il decalogo del buon papà e della buona mamma, fondamentale fungere da supporto, ma quando una sgridata ci vuole non sarete certo voi a risparmiarla ai vostri eredi. La felicità, un rapporto cresce e matura, una coppia nasce con buone prerogative e un concreto futuro. Armonia e annuncio di fidanzamento, matrimonio, convivenza. Gioie profonde in amore che si consolidano e sfociano in rapporti felici e duraturi. Ritorni in amore, gioie condivise, rappacificazioni importanti e definitive. I single presto avranno un nuovo amore e una nuova vita felice. Oggi un vostro sogno d'amore potrebbe avverarsi, in fondo basta crederci e volerlo. Tuttavia, soprattutto ai single, va raccomandata prudenza e di non confondere lucciole per lanterne, se oggi ci sono buone opportunità, per alcuni si potrebbero davvero rivelare deludenti. Sogni veritieri in questa settimana, quello che sognerete potrebbe avverarsi. Può essere una buona giornata per analizzare ciò che ultimamente vi angustia o vi inquieta. E con gli amici c'è stato da ridire, recuperate l'intesa e l'armonia di sempre. Riceverete una proposta interessante, tuttavia non dite subito di sì ma pensate bene prima di prendere una decisione definitiva. Possibilità di sistemare equivoci in famiglia. Cambiamenti favorevoli. Anche se non siete contenti dell'ultimo periodo avrete buone occasioni per dimostrare a voi stessi, prima che agli altri, di avere tanta buona volontà per raddrizzare delle situazioni che vi stanno creando problemi e risolverli. Meglio accertarsi delle proprie capacità prima di iniziare qualcosa di nuovo che vi sarà proposto, non lasciate nulla al caso o al tentativo. Essere audaci va bene ma rischiare è un lusso. Se vi allontanate dagli altri potreste anche restare del tutto soli, non è il modo migliore per risolvere qualche vostro problema. Oggi, approfittando di Mercurio favorevole, cercate di coltivare di più il rapporto con gli altri. Una persona che vi sta a cuore oggi potrebbe degnarsi di darvi tutta l'attenzione che meritate, fate in modo da non mostrarvi meraviglati e abbiate cura di sfruttare al massimo questa opportunità. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Cercate di ottenere dei buoni risultati a scuola o a lavoro, senza imporvi sugli altri e senza cercare scorciatoie, vi ripagherà l'onestà e l'impegno. Momenti di grande serenità in amore per le nate nella prima decade. Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Tenetevele cari. Una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. Marte è il vostro coach d'eccezione e vi spinge a fare sempre meglio, a migliorare voi stessi, ad essere i primi della classe. Il Sole altro vostro paladino ideale si trova invece nel frizzante segno dei Gemelli. Fate attenzione comunque a non affaticarvi troppo in attività fisica all'aria aperta o ancora per chi di voi soffra di allergie primaverili. Faccia attenzione e non si esponga ai pollini e alle infiorescenze che rischiano di crearvi qualche problema. Figli e amanti titolava un titolo di David H. Lavrence, sembra la vostra realtà, da separati e con figli difficile stasera presentare l'un l'altro i vostri amori, i vostri ragazzi da un lato, la nuova fiamma dall'altro, nella speranza che si piacciano. Pia illusione con Marte e Plutone opposti tra di loro non potrà esserci amicizia, è la luna gelosa in Scorpione a fare da padrona, mentre Giove che le si oppone sottolinea l'umano istinto di possessività. Amore ed Eros.
quel pizzico di dolce gelosia che tanto piaceva al partner vi si sta rivoltando contro, sempre così, finché la coppia fila d'amore di d'accordo tutto è bello, nei primi tempi almeno. Poi, quando la storia comincia a incrinarsi. Ogni scusa è buona per attaccar briga. Litigiosi anche i vostri rampolli con i loro compagni, proprio vero, anche se triste, l'istinto alla guerra e alla conquista fa parte dell'essere umano. Con il sole nel segno vostro amico dei gemelli al vostro fianco non avrete timore di sentirvi spavaldi e conquistatori. Il vostro animo avventuroso è particolarmente vivificato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 19 di aprile. Venere in Cancro tuttavia vi è ancora ostile e vi invita a privilegiare il silenzio, sulla parola e a non esporvi troppo nelle nuove scorribande sentimentali. Se avete invece una relazione stabile, il team Marte, Sole contribuisce a far sì che si avvalga di nuova linfa vitale, di interessi, di viaggi. Lavoro e denaro? Spendaccioni con senso di colpa per uno spettacolo, una festa, un incontro sportivo siete disposti a spendere un botto senza ombra di pentimento per di più. Avete ragione, se potete permettervelo e la cosa vi intriga parecchio concedetevi un premio, ma non dimenticatevi di riservare la stessa cifra, o almeno una parte di essa, a una buona azione sul piano sociale o umanitario. Sembra paradossale ma più date e più avrete, così afferma la legge dell'abbondanza. Oggi non vedete proprio l'ora di chiudere per fuggire via da tutte le incombenze lavorative, le chiamate, gli impegni professionali. Marte in Leone vi aiuta ad essere energetici e sbrigativi. Rinviate al dopo festa del 2 giugno gli impegni meno urgenti. Benessere. Golosi, mangiate molto per il piacere di assaporare. Amici e colleghi vi prendono amabilmente in giro mentre i vostri figli, soprattutto le figlie eternamente a dieta, vi guardano con un'espressione tra lo sconcertato e il disgustato. Che diamine, un etto di pasta non ha mai ucciso nessuno, specie se si svolge un lavoro pesante e impegnativo come il vostro. Per lei, furiose coi vostri figli che davanti ai nuovi amici vi fanno fare una pessima figura, vi torna in mente un romanzo di Jean Kerr per favore non mangiate le margherite, sull'imprevedibilità dei ragazzi non ci sono limiti alla fantasia. Vi immaginate un pranzo importante, con una tavola addobbata con margherite, che agli ospiti si presentano poi con una composizione di soli steli. Per lui, prima di saltare in auto e partire per il long weekend non vi fate mancare la vostra mezz'oretta in palestra, è grazie all'allenamento costante se avete questo fisico bestiale che a quanto afferma il gentil sesso piace. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.